Buon pomeriggio a voi. Allora sono partite le iscrizioni al canale Trieste chiama Lombardia risponde. Ovviamente questo interessa una parte di voi che siete iscritti a questo canale. Io mi auguro che nei prossimi giorni si aprano in tutte le regioni questa iniziativa, questo canale, chiaramente perché l'obiettivo è di farlo a livello nazionale. Questo almeno è l'obiettivo da parte del gruppo di Stefano Putzer. Le cose stanno andando un po' a rilento, normale quando non si hanno a disposizione grandi mezzi, per questo coloro che sono della Lombardia, che si sono già iscritti, li invito ad aiutarmi a condividere molto questa iniziativa e a fare in modo che le persone si iscrivano a questo canale, perché ripeto, come sempre, i numeri contano tantissimo. Però oggi volevo parlarvi di Alessandro Di Battista, ex grande leader del Movimento 5 Stelle, che forse è davvero uno dei pochissimi che è rimasto coerente con le proprie idee. Non più tardi di 48 ore fa è stato intervistato alla 7. E quando io ho ascoltato questa intervista sono un po' sobbalzato sulla sedia, perché in buona sostanza è come se avessi ascoltato i miei video, questo senza falsa modestia, ovviamente delle ultime settimane, degli ultimi mesi, perché è esattamente quello che io vado dicendo da tantissimo tempo. Attenzione, il Covid è solo la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso, la sofferenza, il malessere del popolo italiano parte da molto più lontano. Ascoltate questi pochi secondi di Alessandro Di Battista. Allora, andiamo a prenderlo. Ecco quello che succede alle tue orecchie Scusate un quando ti attimo, perché sbocca un qui fiocco. parte Questo la rimuove i pubblicità a cervelli, sta loro, toccando la tutto il 7 alla territorio. pubblicità, quella che a Stai me attento, è se stata prendi tolta un'ingerenza ascolti la perché pacificazione, non invece sono vogliono che i arrivati video vengano lacrimogeni, divulgati. Ecco, manganelli, mentre manifestano partiamo pacificamente da qua. contro tutti i vaccinatevi, però si può avere una posizione critica e scettica sul Green Pass per i lavoratori, tant'è che non esiste in nessun'altra parte d'Europa, soprattutto in un momento di grande Quindi conflitto lei sarebbe sociale. andato a protestare con i portuali? Io quando vedo quei portuali, soprattutto molti portuali che portano avanti con estrema dignità quelle lotte, che poi non sono, Tiziana, soltanto lotte legate al Green Pass. Il Green Pass è un detonatore, sono lotte sociali legate alla sofferenza, alle bollette che aumentano, alla povertà, al fatto che oggi, lasciatemi solo questi 20 secondi perché è un concetto per me importante. Oggi i diritti civili e politici, che sono molto importanti, ve ne sono molti di più rispetto a 30 anni fa, quando non c'erano ancora prima del divorzio e dell'aborto. Quello che oggi manca sono i diritti economici e sociali. 40 anni fa un operaio di Civita Castellana con lo stipendio da operaio campava una famiglia, si faceva la casa, mandava un mese la sua famiglia in villeggiatura d'estate e riusciva magari E risparmiando a farsi poteva una casa. augurarsi che il figlio cambiasse il suo destino studiando. Esatto, C'era oggi un l'ascensore lavoratore sociale. con uno stipendio normale ha difficoltà a pagare le bollette. Questo è il dato di fatto della modernità e dello squilibrio sociale ed economico, anche finanziario, tra i grandi, sempre più grandi, e i piccoli, sempre più piccoli, numero sempre maggiore. Questa è la Quella protesta. piazza lì, Per lei questo io dice, sono dalla sta parte lì per loro. il Green Pass, ma in realtà Ma sta lì per certo. una serie di Ma altre certo, e ragioni. tante persone si aggregano a questa manifestazione perché dicono, dato che non siamo rappresentati dalla Perché classe politica condividono che quella tutti governano assieme, disperazione o quel disagio. e più che condividono, esatto, la La vivono vivono. sulla loro Cioè, pelle. allora, fermo un attimo, però. Ecco, cioè sono esattamente le cose che abbiamo sempre avuto modo di sottolineare. Non è quello il problema, non è il Covid. È uno dei tanti problemi che tutti i giorni quasi dobbiamo affrontare. Il problema nasce da lontano. L'incredibile squilibrio, l'ho detto anche stamane, tra quelli che hanno poco e quello che hanno tantissimo. E questo è inaccettabile perché riguarda soprattutto il nostro paese. Nessun altro paese occidentale ha un tale squilibrio. È per questo che ci dobbiamo ribellare nei confronti di questa classe politica che non rappresenta il popolo, che lo sta mettendo sempre più alla fame negli ultimi 20 anni. Ha detto molto bene Alessandro Di Battista.
Vent'anni fa un operaio con lo stipendio poteva permettersi molte cose in più di quelle che si può permettere oggi. Oggi fa fatica a pagare le bollette. E questo è inaccettabile. Ecco chi scende in piazza. Non solo quelli no vax, no green pass, perché questa è semplicemente, come dice lui, un detonatore ad una situazione molto più complessa, molto più drammatica. Ed è su quello che noi vogliamo andare a incidere, è su quello che mi auguro che ci sia un grande progetto popolare. Io l'ho chiamato Movimento d'Azione Popolare, perché deve essere un'azione, ci deve essere dietro un'azione, non ci può essere solo la protesta. Noi dobbiamo fare sulle singole situazioni pressioni enormi alla politica per quanto riguarda i salari, le pensioni, la disabilità, lo squilibrio tra nord e sud. Ci sono tantissimi temi che dobbiamo portare avanti e metterlo sul piatto della bilancia della politica. Poi è indifferente per me chi farà suo questo progetto, chi riuscirà a portare in porto le rivendicazioni del popolo, no? Però è questo il punto centrale. Noi da adesso in poi dobbiamo scendere in piazza contro un regime che non ha a cuore le nostre politiche, contro un regime che fa tutt'altro che prendere in considerazione la sofferenza delle piazze in questo momento, fa tutt'altro che cercare di interpretare la realtà, perché la realtà è quella, la verità è quella, c'entra poco, il Covid è un qualcosa in più, come abbiamo sempre detto, ed è su questo che io sto cercando di trovare un progetto importante intorno a questo, a questi piani, intorno a questi punti da portare avanti, da portare nelle piazze, da portare davanti al Parlamento. Io mi auguro che la strada possa essere anche quella dei portuali, anche quella di Stefano Putzer. Con questo vi saluto, vi auguro un buon pomeriggio e ci sentiamo più tardi.